Solamente due parole perché in questi giorni così importanti per Roma e per l'Italia, data l'occasione di ospitare questa delegazione ufficiale da Rojava che ci fa l'onore di essere qua per una serie di incontri istituzionali e che oggi pomeriggio avrà l'occasione di incontrare la società civile di Roma in un incontro pubblico. A Garbatella siamo stati contenti di poter ottenere dal calendario degli appuntamenti l'occasione di una visita al Sagrario delle Fosse Ardeatine. Credo che l'appuntamento che abbiamo svolto qua sia stato un appuntamento denso di significato per noi, per il nostro municipio e per questo cederò la parola a Ernesto Nassi, presidente dell'ANPI, ad Andrea Catarci, presidente dell'ottavo municipio, e a Claudio Marotta, assessore alla cultura, per spiegare il senso dell'incontro e il significato di questo appuntamento. Questo è un omaggio che il municipio vuole lasciare alla vostra delegazione. Soltanto benvenuti, abbiamo fatto la visita dentro uno dei luoghi simbolo della nostra esperienza repubblicana, dove è rinata la Roma dopo le ceneri in cui l'ha lasciata la dittatura nazifascista. Questo è il luogo dove sono ricominciate tutte le storie democratiche di questa città e di questo paese, e qui veniamo in occasione di ogni sfida e ci piaceva venire qua con voi dentro la sfida per la democrazia del futuro. La targa recita l'incontro fra l'ottavo municipio e la delegazione di Kobane, in arrivo da Kobane del Rojava, simbolo della resistenza contro Daesh e contro il fascismo del XXI secolo. Grazie mille, nome di delegazione Rojava, Kobane, anche nome della forza autodifesa YPG-YPG. Anche noi siamo onorati che oggi siamo un posto che resistenze che da anni fa loro hanno fatto questa cosa. Qui gli italiani hanno fatto contro il nazismo quella battaglia. Anche oggi noi più o meno facciamo la stessa battaglia contro ISIS. Viva la lotta a martiri, viva i paesi democratici. Noi sempre combattiamo con quella forza che loro danno a noi. Speriamo che possiamo anche creare un paese democratico.